La regina dei prodotti autunnali anche quest'anno è presente ad Azzano in Alta Versilia per il tradizionale appuntamento dedicato alla solennità della castagna che cade nel mese di ottobre. Un clima di festa e sapori in cui a far da protagonista è proprio lei, la castagna, un frutto goloso dal sapore intenso e racchiusa nel caratteristico riccio che ci cala perfettamente nella stagione che va da ottobre a dicembre, ci racconta di sapori antichi e colori pastello che dal giallo delle foglie al marrone intenso di questi deliziosi frutti ci fa sentire parte di un dipinto fatto di sapori e profumi inebrianti. Durante la festa per il borgo di Azzano, nel comune di Seravezza, anche musica, balli, buon cibo e divertimento per i più piccoli. Dopo lo stop causato dalla pandemia, a grande richiesta è tornata la Sagra della Castagna e il territorio ha incontrato una delle sue principali squisitezze in quello che è uno dei suoi contesti più caratteristici che lo rende unico in tutta la Versilia e non soltanto. Nelle domeniche di 16 e 23 ottobre, ancora una volta, il piccolo borgo, alle pendici del Monte Altissimo, ha celebrato i suoi prodotti tipici in un'atmosfera di festa. Il programma, infatti, era incentrato sulla gastronomia locale. Le specialità tipiche del periodo sono i ciacci con la ricotta, conosciuti anche come necci, e le caldarroste che da queste parti prendono il nome di mondine. Tra gli altri piatti forti, tipici del luogo, tordelli, per il pranzo, per non citare poi carne alla griglia, polpette e patate. Il tutto ovviamente annaffiato da buon vino. Durante le due giornate di festa, inoltre, c'è stato il mercatino con prodotti tipici dell'artigianato, visite guidate, musica e divertimenti per i bambini. La festa della castagna è organizzata come ogni anno dalla pubblica assistenza Azzano Onlus e gode del patrocinio del comune di Seravezza. Per creare un clima ideale a tutti, gli organizzatori hanno pensato anche ai più piccoli, per i quali erano previste aree baby ed animazione. Domenica mattina, in apertura della festa, nella piazza principale del borgo, piazza San Michele, è stato inaugurato il primo defibrillatore del progetto Battiti di Cuore, Seravezza Comune Cardioprotetto. Si tratta del primo dei 10 DAE che verranno installati sul territorio da qui al prossimo giugno. Come si sa, il defibrillatore è uno strumento indispensabile in caso di arresto cardiaco e averlo a disposizione nelle singole zone può rappresentare un importante ausilio in attesa dei soccorsi. Un ragionamento che acquista ancora più forza nei paesi di montagna ed è proprio questa la considerazione che ha spinto l'assessore Stefano Pellegrini a partire da Azzano, cui faranno seguito entro i prossimi due mesi anche Fabiano, Minazzana, Cerreta Sant'Antonio e il primo nella piana che sarà sistemato a Querceta grazie all'acquisto dello stesso da parte dell'Avis locale. Come di recente annunciato, seguiranno Giustagnana, Basati, Rio Magno, Corvaia e Seravezza. In occasione della festa della castagna si va a inaugurare il primo DAE sul territorio, DAE che fa parte di un progetto Seravezza Comune Cardioprotetto Battiti di Cuore. Ne installeremo altri 9 sul territorio, maggiormente sulla montagna, luoghi dove i soccorsi impiegano qualche minuto in più ad arrivare. E questo DAE può fare veramente la differenza, un progetto a cui tengo tanto, ringrazio l'amministrazione comunale che mi è stata vicina nella realizzazione del progetto e tutte le associazioni. A nome della pubblica assistenza di Azzano ci tenevo particolarmente a ringraziare i paesani per aver contribuito alla giornata di oggi che abbiamo inaugurato il DAE, che è una cosa molto importante. In collaborazione abbiamo sposato il progetto del comune di Seravezza e siamo veramente orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto. Quindi era semplicemente un ringraziamento dovuto in primis ai cittadini del paese di Azzano. Vi ringrazio tutti. Anche quest'anno all'interno della Sagra della Castagna trova spazio la manifestazione e l'iniziativa Io non rischio, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile. Il Comune di Seravezza ha sempre accolto l'idea della prevenzione di protezione civile come un valore assoluto. Già l'anno scorso siamo stati presenti, quest'anno siamo anche stavolta qua con gli azzanesi e tutti i versiliesi. Complimenti per esserci, complimenti per darci una mano anche in questo settore. Le castagne, come accennato, sono un frutto autunnale. Nel territorio collinare della Versilia, specie nei momenti bui delle guerre, questo frutto ha sfamato intere famiglie per lunghi mesi.
La castagna è la vera e propria regina dell'autunno. Dalla sua tipica forma tondeggiante e dal cuore morbido e delizioso, ben si presta a molte preparazioni, dal salato al dolce, passando per le succulenti zuppe o golosissime creme e marmellate. È uno dei prodotti unici di cui si può godere solo nella stagione autunnale per apprezzare pienamente tutte le sue immense proprietà nutrizionali. L'albero del castagno si presenta come un albero dalle grandi dimensioni e può addirittura raggiungere, anche in Versilia, i 35 metri d'altezza. Fiorisce tra giugno e luglio ed è all'inizio della stagione autunnale che si vedono belli e rigogliosi i tanti ricci all'interno dei quali si possono trovare fino a 3 frutti ben racchiusi. Le castagne vengono portate al metato per essere essiccate e successivamente saranno macinate per ottenerne la farina. Il metato è una tipica costruzione in sasso che è ancora possibile vedere in alcuni castagneti anche sulle Alpi Apuane. Il metato è strutturato su 2 livelli. Al piano inferiore viene acceso il fuoco per essiccare le castagne. Questo è uno dei procedimenti più importanti. Infatti il fuoco deve essere sempre acceso ma senza che si formi la fiamma viva. Viene quindi mantenuto soffocato utilizzando le ceneri e le bucce delle castagne dell'anno passato affinché produca molto fumo. In questo modo si consente l'essiccazione avendo il calore necessario ma senza la presenza delle fiamme. Allora, questo è, diciamo, il metato, la parte del seccatoio importantissima, nel senso che qua sotto facciamo un fuoco di pula, che sarebbe la spulatura della castagna dell'anno prima e dei ciocchi grossi di castagno. Accendiamo il fuoco, che non deve essere fiamma ma deve essere brace e fumo. Da qui l'affumicatura va sopra, da questi graticci passa il fumo e secca il prodotto che è sopra, questo qua in alto. Questi sono i graticci, i paletti di castagno messi l'uno accanto all'altro e fanno sì che fanno questo passaggio del fumo e seccano il prodotto sopra. Dopo 30-40 giorni andiamo sopra, giriamo il prodotto, le castagne, cioè la parte sopra la portiamo sotto e la parte sotto la riportiamo sopra. Chiudiamo tutte le inferitoie del metato e continuiamo a fare fumo e brace per altri 20-25 giorni. Dopodiché la castagna è pronta, è secca, togliamo qualche graticcio, facciamo una catena e qui ci viene fatta una macchina che spula la castagna, la pulisce. Secchi di castagne li mettiamo dentro questa macchina che spula la castagna, di là cascano le castagne e di là casca la pula. E diciamo che il processo finisce quasi lì. Poi va fatta la selezione delle castagne per avere il prodotto finale migliore. Cioè, più selezione facciamo, più abbiamo un prodotto migliore alla fine. L'edizione 2022 della Festa della Castagna è stata per la comunità di Azzano un grande successo. Caldarossa e mercatini con prodotti tipici e buona musica in piazza. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta. Tutto questo è stato l'ingrediente vincente di un evento che anno dopo anno si rinnova, continuando a catturare l'attenzione di tantissime persone che anche nell'appuntamento targato 2022 hanno affollato le vie del paese nella 2 giorni di eventi, tra tradizione e tanto divertimento. L'appuntamento è al prossimo anno.